Le novità che filtrano quest'oggi, signori miei, buongiorno, suonano così armoniose alle mie orecchie, talmente armoniose che mi viene da dire non può essere vero, non sarà di certo vero, però c'è chi si espone, c'è chi parla di accordo tra Inter e Torino per Belotti, c'è chi dice che per Correa siamo più dentro che fuori e che ci siamo quasi, c'è chi dice che l'arrivo di un calciatore non escluda l'altro e allora... 24 d'agosto, lo dico adesso, a differenza di molti scettici, io penso che un attacco del genere, qualora arrivassero entrambi, sarebbe un attacco di prima fascia per quella che è la Serie A. Contesto, non decontestualizziamo. Contesto Serie A sarebbe un attacco comunque di prima fascia. Non ci sputerei affatto sopra. Il problema qual è allora? Quel se. Ecco, quel se. È un piccolo problema, quel se. E allora siamo qui per discutere, per approfondire appunto quel se. Approfondiamo, analizziamo le ultime voci, le ultime indiscrezioni, le ultime fonti, le ultime dichiarazioni. Parliamone insieme. Prima però vi invito come al solito a lasciare un like se volete sempre altri contenuti di questo altro, di questo genere o anche altro, volevo dire. Iscrivetevi al canale appunto per non perdervi i prossimi video e scaricate la Puan Futur per rimanere anche aggiornati in maniera autonoma. Non è che per tutto c'è Neschio. Laddove non arriva Neschio c'è Puan Futur che sicuramente ha tantissimi contenuti invidiabili, aggiornamenti H24 su calciomercato e su tutto. Trovate anche i highlights della Serie A. Tutti i contenuti poi tra l'altro gratuiti, quindi link in descrizione, scaricatela, anche l'app è gratuita. Andiamo allora alle varie novità. Io partirei dalle dichiarazioni di Gianluca Di Marzio, che sapete è il mio punto di riferimento principale. Ieri a Sky Calciomercato l'originale ha parlato dell'operazione Correa, ha detto che l'Inter continua a trattare, che l'offerta è di 30 milioni, si sta cercando di accontentare Lotito con qualche bonus in più, però nel frattempo c'è stato l'incontro poi ieri tra l'Inter e il Toro per Belotti, il quale c'è Cairo che vorrebbe questi 20-22 milioni di euro e questa io, come al solito, come sapete, la reputo la fonte più autorevole e quindi non mi discosterei di tanto da queste parole. Quindi quello che è quasi certo è che l'Inter ad oggi sta avanzando sia per Correa che per Belotti, quindi questo è assodato. Poi c'è chi fa un passo avanti, poi c'è chi va oltre. Ecco, gli diamo credito o meno, questo sta a noi, però andando a vedere cosa dice tutto mercato web e viene riportato anche da Sport Mediaset. Addirittura l'Inter avrebbe trovato l'accordo tra, già l'accordo tra la dirigenza nerazzurra e quella del Torino per 15 milioni, 15 milioni più bonus e ci sarebbe già l'accordo. Questo lo riporta tutto il mercato web, lo riporta appunto parafrasando la fonte anche Sport Mediaset. Io ci credo poco, io ci credo veramente, veramente poco, però c'è da dire che Belotti è in scadenza, che è lo stesso Belotti, qualora chiama l'Inter e sapete, a 27 anni, come ho già detto ieri, se vai via dal Toro o vai via adesso o ci rimani a vita, non ci saranno altre chiamate, secondo me è difficile, è oggi il giorno, è oggi, non è domani, cioè nel senso se va fatta, va fatta. Va fatta ora sta roba qua, se entro nella testa di Belotti. Quindi non la vedo lontana come ipotesi e come possibilità quella di chiudere anche a 15 milioni. E Belotti all'Inter per 15 milioni più bonus, io lo considero un affare. A differenza di tanti scettici, ripeto, stiamo ragionando nelle ipotesi. Nonostante ci sia stata questa fonte qua, ragionando nelle ipotesi. Io a 15 milioni Belotti lo prendo subito, lo prendo adesso, lo prendo ora. Però
Non starei neanche lì tanto a fare lo schizzinoto, ma no, stai parlando di un attaccante che da una vita in Serie A, che comunque è una vita che trascina il Torino, che sarà quel che sarà, una squadra che ha avuto anche enormi difficoltà nelle passate stagioni, ma stiamo parlando di un attaccante che comunque va sempre in doppia cifra, stiamo parlando di un attaccante che comunque, vuoi non vuoi, Mancini ha portato all'Europeo, non starei lì minimamente a fare lo schizzinoso, ma proprio minimamente. Quindi, se arriva a 15 milioni, io lo considero un super affare. Perché non stiamo parlando di un giocatore che non ha, come posso dire, non ha un'integrità fisica, non un giocatore che sta bene, un giocatore che al Torino è abituato a trascinare la squadra, ha, per quella che era la dimensione Toro, una leadership importante, un giocatore che secondo me aiuta comunque la squadra, al di là dei gol, e ripeto, va sempre in doppia cifra, quindi non sputerei nemmeno sul discorso marcature, no, perché si va un po' troppo duri su Belotti. L'ho vista quasi come una cosa, no, Belotti, proprio ultima scelta, una cosa, no, se arriva a 15 milioni, ragazzi, ma cosa volete? Cioè, 15 milioni prende un attaccante di 27 anni, nel pieno della maturità, che comunque, ribadisco, ha dei crediti importanti, secondo me, su cui non ci sputerei sopra. Io non starei minimamente a fare lo schizzinoso, sento, no, tutti a fare le fighettine, no, ma Belotti. Se lo prende davvero a 15 milioni è un affare. Per me è un grandissimo affare. Lo dico, lo sottoscrivo e lo riscrivo. Per me Belotti a 15 milioni è un affare. Il problema è bisogna vedere se davvero poi questa trattativa si chiude a questa cifra qua. Bisogna vedere se si trova veramente l'accordo. Bisogna vedere se queste dichiarazioni se avranno un seguito. Avranno dichiarazioni se questa. Se questa fonte che abbiamo citata avrà un seguito e quant'altro, perché poi vado a riprendere anche quanto scrive un altro esperto di mercato, Pedulla, che dice Belotti è entrato in lista 5 giorni fa, ma al momento nessuna chiusura, interesse aspettando sviluppi per Correa. Questo l'ha scritto 40 minuti fa, io sto registrando, mettiamo un'ora fa, nessuna chiusura, dice. Ecco, smentisce praticamente quanto detto da tutto il mercato web. Quindi poi sta a noi cercare là dove è la verità o meno. Io credo che la trattativa Belotti possa svilupparsi veramente in contemporanea con Correa e che una non escluda l'altra, come poi dice anche Eurosport Italia, un'altra testata autorevole. Che appunto dice c'è il principio d'accordo per Belotti e può arrivare insieme a Correa. Qua parliamo di Eurosport Italia, non parliamo degli ultimi arrivati. E andiamo a parlare di Correa, sempre Pedulla, sempre stamani. Dice che è un giorno chiaro, dentro fuori, ma siamo più dentro che fuori. Con pazienza e prudenza, l'agente Lucci sta limando le distanze con la Lazio. Allora, il discorso è molto facile. Il giocatore vuole venire all'Inter. L'Inter lo vorrebbe comprare, ma a determinate cifre, 25, 5 più 25, 25 di prestito e 25 il riscatto, ma il problema è Lotito, che per 5 milioni Lotito, uno come Lotito fa saltare tutto. E io direi che va bene così. Cioè, l'Inter, secondo me, se veramente arriva a offrire 30 milioni, secondo me va bene così. Perché stiamo parlando di un giocatore che l'allenatore conosce, un giocatore anche lui nel pieno della maturità, 27enne, tutto quello che volete. Può aggiungere caratteristiche che sono differenti dalle altre, però qua parliamo di 30 milioni, ecco. Prima facevamo un discorso con Belotti a 15, qua parliamo del doppio, casomai stiamo parlando del doppio. Quindi stiamo parlando di altre cifre. Se parliamo di altre cifre, ci deve essere un rendimento che deve essere. Dobbiamo avere una sicurezza in più. Una sicurezza in più. E io non so quanto Correa più di Belotti mi possa garantire un certo rendimento ad oggi. Non lo so. Però parliamo del doppio del cartellino. Ecco. Quindi attenzione. Per 30 sì, ma andare oltre, secondo me, mi sembra un pochettino esagerato. Vediamo.
Vediamo quello che succede. Fatto sta che messi insieme 30 più 15, 45 sono delle cifre, no? Che poi non sono così lontane da come ci avevano descritto tempo fa le testate, alcune fonti che ci dicevano che l'Inter può investire quei 40-45 milioni. Quindi io davvero credo che a determinate condizioni possono addirittura arrivare entrambi. Poi c'è da dire che si è esposto anche Inzaghi, Marotta, dicendo che un attaccante arriverà. E quando ti dicono che per certo uno arriva, allora forse c'è anche la possibilità che ne arrivi un altro. Vediamo, vediamo, vediamo. Io oggi stranamente, dico stranamente, mi trovo più fiducioso del solito. Ribadisco, voglio rigettare al mittente tutti gli attacchi contro Belotti, che lo stanno dipingendo come un bidone colossale. Io a quelle cifre, a quelle condizioni, non solo gli do un'opportunità, ma dico che è proprio un grandissimo affare, secondo me, qualora venga chiuso. Vediamo, vediamo se è vero, vediamo se sono tutte fandonie, vediamo che aggiornamenti seguiranno in giornata e ne andiamo a discutere con calma insieme, come stiamo facendo da qualche giorno a questa parte. Va bene, un grande abbraccio da Neschio e alla prossima, un grandissimo abbraccio. Ciao.